Buongiorno, eccoci a noi. Oggi iniziamo con il pensiero del giorno. Nell'arco della giornata poi verrà caricato anche il video in abbonamento, quello sulle dinamiche energetiche. Ora, cosa vogliono dirci le carte? Il passato, eccolo. Il presente e l'ultima prendiamo per il futuro. Cambiamo metodo. Allora, iniziamo dal presente, poi recuperiamo il passato e chiudiamo con il futuro. Apertura. O che si tratti di esplosione, per evitare un'implosione, o che si tratti volontariamente, volutamente, di coraggio e quindi di manifestazione personale. Qui non si può più mantenere lo stesso pensiero, la stessa posizione, la stessa facciata. Non si può più stare dietro il proprio muro, la propria difesa, oppure lo si può accettare. Il problema è che girandoci intorno da tanto e tanto tempo e portando con sé quel muro, il muro ha seguito il nostro movimento e ci siamo ritrovati all'improvviso all'interno di un pozzo, perché quel muro nel nostro rotear su noi stessi, quindi nel nostro essere anche molto incerti sul da farsi, ha semplicemente seguito la stessa traiettoria del nostro sguardo e dei nostri passi. Quindi ci siamo murati vivi e il problema è proprio questo, che all'interno di questo pozzo noi siamo vivi, vegeti, pensanti, con dei sentimenti e dei desideri. Ora però anche le nostre funzioni vitali, quelle necessarie, quelle di tutti i giorni, sono limitate, perché quando noi abbiamo cominciato a costruire il muro, per quanto riguarda le abitudini e le altre cose che facevamo, avevamo comunque un margine di spazio maggiore. Adesso invece abbiamo chiuso tutto, pensieri, sentimenti e noi stessi. Siamo praticamente sepolti vivi e ci troviamo all'interno di questa prigione che all'inizio forse è anche apparsa un po' una sorta di difesa, di protezione. Qui giù nessuno ci vede, qui giù nessuno viene a salvarci. Nessuno dall'alto ha avuto l'intuizione di guardare nel fondo di quel pozzo, ma anche perché quel pozzo è molto profondo ed è scuro ed è molto buio. Quindi voi siete in attesa che accada qualcosa dall'alto al posto vostro, ma non potete rimanere con questa speranza, o meglio, la vostra posizione non è di coloro che possono stare in attesa per tutta la vita di un miracolo, di una stella cadente o di un qualcosa che dall'alto all'improvviso squarci le nubi, il cielo e vi faccia comparire il sole. Qui dovete cercare di salvarvi perché la situazione peggiorerà nel momento stesso in cui inizierà a piovere, piangere nel cielo, inizierete a piangere su voi stessi, inizierà a piovere quindi dentro il pozzo, inizierà il vostro stesso sentimento a invadervi, a uscire fuori di voi, a riempire lo spazio che avete e alla fine a costringervi anche a smettere di respirare. Quando smetterete anche di respirare, cioè quando smetterete anche lo scambio minimo con quella realtà esterna che avete osservato e tentato di fuggire, ricordatevi una cosa sola: morirà quella realtà esterna. È ovvio, sono immagini, non è che smetterete di respirare voi o morirete voi o la vostra vita subirà un evento del genere, però state dando il taglio a quel secchio che forse potrebbe riportarvi sopra. Quindi, poiché vostra volontà, voi avete costruito, realizzato un pozzo senza nessun secchio, dovete cercare di arrampicarvi. Adesso le forze ci sono ancora, ma con il passare del tempo la volontà e le forze diminuiranno. Ora, cosa è successo nel passato? Nel passato avete avuto la prospettiva di un raggiungimento importante, difficile però, da avvicinare. Forse altri pensieri, altri impegni, altre necessità o realtà molto più vicine e più fattibili. Fatto sta che evidentemente questo cammino non l'avete intrapreso e se lo avete intrapreso si è bloccato a un certo punto. Quelle nubi forse non sono andate via. Quel qualcosa che abbiamo detto deve arrivare dall'alto, squarciare il cielo, le nubi, relativamente a questa carta, proprio quello ci stava dicendo. Quindi voi avete effettivamente sopra di voi un cielo con le nubi e un sole che deve comparire e che non vedete. E questo sole che non vedete, che è la promessa, è quel cerchio luminoso di apertura del pozzo, perché per chi guarda dalla base del pozzo in su, quella luce che arriva a forma circolare, che venga dalla luna o dal sole, è il vostro sole.
E tra voi e quel sole oramai c'è un tunnel difficilissimo da attraversare perché è in salita, non è un tunnel in altezza. Diciamo che nel passato voi avete avuto modo e maniera di affrontare questa situazione e questa persona con un percorso di altezze, ma in piano. E questo percorso è evidentemente un tunnel, mi verrebbe da dire, verticale, anzi scusatemi, orizzontale, ecco, non è stato comunque percorso o completato. All'improvviso si è ribaltata la situazione, quindi è come se questa posizione fosse diventata così. E voi foste qui giù, ma non è più un discorso di profondità, cioè non è più un discorso così lineare, ma un discorso in salita. E gli ostacoli ci sono ugualmente, ma ora vi dovete arrampicare. Quindi in questo momento c'è questa grande, grande, grande esplosione, sta saltando tutto. E forse l'esplosione potrebbe essere questa apertura, perché voi per uscire dal pozzo dovete aprire qualcosa, se non riuscite a raggiungere l'apertura del pozzo stesso. Quindi diciamo che lo stress, tutto quello che dentro di voi ha cominciato a montare, 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 forse vi darà la rabbia necessaria a far esplodere tutto, spaccherete tutto, e però probabilmente riuscirete anche ad appianare le pareti di questo pozzo e vi renderete conto che quel pozzo non era immerso nella terra, per fortuna, e quindi far saltare il pozzo è stato uscirne fuori, ma era semplicemente una torre all'esterno. Il futuro vi parla di abbondanza, di condivisione, ci sono due soli, un sole e una luna. E c'è, vedete, questa specie di, sembrerebbe un pozzo anche questo. Che poi, tra l'altro, se vogliamo interpretare questo tappeto come un inizio di percorso che porta ad un'uscita, passando attraverso anche la possibilità di un incontro, ecco che alla fine il futuro sarà veramente migliore di questo presente molto stressante e di questo passato forse frainteso. Quindi in realtà sta a voi. Qui ci sono prospettive per il futuro di recupero. Anzi, sembrerebbe quasi che chi vi sta aspettando, situazione, persona o anche novità, come se avesse già preparato una sorta di banchetto, lo avesse allestito, un pasto da condividere con voi. Abbiamo l'uva, l'uva non matura tutta assieme. Ogni chicco matura con la sua tempistica e poi c'è il momento in cui va colto. Perché? Perché oramai è arrivato a maturazione, dopo tanti piccoli passi. Probabilmente anche questo è il messaggio, che sta maturando qualcosa per voi, di cui raccoglierete comunque frutti, che questi frutti saranno anche la possibilità di condivisione, oppure qualcuno ha portato avanti comunque lavoro per voi e per se stesso, e adesso i frutti li ha raccolti ed è pronto a condividerli con voi. Non so, comunque ricordatevi questo, che è l'immagine più bella che le carte hanno evocato. Voi eravate in cammino. Vi siete fermati e all'improvviso è stato uno scendere nelle paranoie e un dover salire verso una liberazione. Avete creato il pozzo, ciò che vedete sopra, l'apertura al sole che vi attende. Questo pozzo non ha le pareti intorno di terra, cioè semplicemente la costruzione di mattoni che avete issato, ma intorno per fortuna è libero. Solo un gesto di liberazione può far crollare quei mattoni e farvi rendere conto che eravate seduti già su una base di una storia che conoscevate, di cui probabilmente intuivate anche l'esito. Questo esito forse vi ha fatto paura, ma forse è il momento di leggere come va a finire un vaso.